Al Capone arrivò al potere grazie a una micidiale combinazione di astuzia e violenza bruta. Voleva che l'opinione pubblica lo adorasse, ma quelli che osavano contraddirlo facevano una brutta fine. Scarface Al Capone era un uomo molto malvagio. Per Big Foe, l'omicidio era una consuetudine. Una consuetudine che lo fece diventare il re del crimine organizzato di Chicago. Al Capone non era uno sciocco. Se fosse stato una persona onesta, sarebbe diventato il capo della General Motors. Ma come re dell'alcol durante il proibizionismo, Capone diventò più celebre di qualsiasi dirigente d'azienda. Diventò il più famoso gangster del mondo. Alphonse Capone era nato il 17 gennaio 1899. I genitori avevano molte speranze per la famiglia quando lasciarono Napoli per gli Stati Uniti, ma quando si stabilirono nel quartiere di Brooklyn, a New York, si scontrarono con la dura realtà. Vissero prima nel rione malfamato di Navy Yard. Quando Al compì 10 anni, si trasferirono in un quartiere migliore. Aveva dei genitori perfetti. La madre era una donna molto religiosa. Il padre era un onesto barbiere. Nulla faceva pensare che i figli potessero prendere una strada sbagliata. Sarebbero diventati persone rispettabili come i genitori. E invece finirono per diventare dei criminali. Capone intraprese la strada della delinquenza molto presto. Entrò in una banda di teppisti, rubò e menò le mani. Il giovane Al aveva fiuto e si distingueva dai compagni. Un giorno Al vide rubare la tavola del bucato a un'anziana vedova. Allora organizzò una banda di ragazzi e recuperò il maltolto. Non prima, però, d'averle suonate di santa ragione ai ragazzi colpevoli del furto. Poi fece una sorta di parata e si atteggiò a eroe. Insomma, Capone crebbe con certe propensioni e con il mito di Robin Hood. Capone imparò più cose in strada che a scuola. La lasciò alla fine delle elementari, dopo aver colpito con un pugno il maestro e patito la severa punizione del preside. Imparò a tirare prima con la stecca da biliardo e poi con la pistola. Capone combinava guai, ma contribuiva anche a mantenere la famiglia. Lavorò in una fabbrica di munizioni, in un bowling e in una rilegatoria. Lavorò anche come buttafuori a Coney Island in un bar che si chiamava Harvard Inn. Il proprietario era il gangster Frankie Yale. È in questo locale che Capone assaporò per la prima volta la vita del gangster a New York. È all'Harvard Inn che il bullo Frank Galluccio difese la sorella Lena dalle avance del 18enne Capone. Capone si avvicinò al tavolo, si chinò e parlò a Lena ad alta voce. I vicini di tavolo rimasero sorpresi per il linguaggio. Capone disse: «Pupa, hai un fondo schiena da paura e guarda che è un complimento. Sto dicendo sul serio». Per difendere l'onore della sorella, Frank Galluccio tirò fuori il coltello e ferì Capone alla guancia sinistra. Da quel giorno fu Scarface, lo sfregiato. Un soprannome che Capone odiava. Si vergognava della cicatrice e la nascondeva col trucco. Diceva che la cicatrice se l'era procurata in guerra. In questi anni di formazione giovanile, Capone conobbe un capobanda di Brooklyn, Johnny Torrio, che sarebbe diventato il suo modello di ruolo. Torrio si trasferì a Chicago per dirigere gli affari di Big Jim Colosimo. Big Jim controllava una serie di bische clandestine e di bordelli. Il cuore delle sue attività era un nightclub a sud di downtown Chicago. Torrio aveva bisogno di un braccio destro forte e astuto e arruolò Capone. Con l'imminente avvento del proibizionismo, Al era l'asso nella manica di Torrio. Molti non avrebbero smesso di bere e questo apriva un nuovo ramo di affari esentasse.
A 19 anni, Al Capone era già diventato prima padre e poi marito. Sposò una ragazza irlandese, May Coughlin, che aveva 21 anni. La famiglia Capone arrivò a Chicago nel 1919. La città non sarebbe più stata la stessa. Nei ruggenti anni 20, Chicago era sinonimo di corruzione. Vita notturna sfrenata, crimine e alcol a fiumi. Quando il proibizionismo entrò in vigore nel gennaio del 1920, fu un invito per il ventenne Al Capone a tramare, calpestare e uccidere chiunque lo ostacolasse. In pochi anni Capone avrebbe diretto un'organizzazione criminale unica a Chicago. Ma prima aveva ancora qualcosa da imparare dal suo boss, Johnny Torrio. Torrio era il mentore di Capone, che cresceva di grado perché esercitava un certo fascino sul boss. Torrio arrivò perfino a dire che forse un giorno avrebbe potuto succedergli e quindi lo portava in palma di mano. La sua carriera iniziò in una casa chiusa. Lì era barman o buttafuori o ruffiano. Capone a volte se ne stava di fronte al bordello e invitava i passanti a entrare. «Ehi, amico, entra, che abbiamo delle simpatiche pollastrelle!» Capone lavorò anche al nightclub di Colosimo. Con il proibizionismo, Torrio fiutò affari d'oro. Lo spaccio clandestino fu la risposta alle sue preghiere, ma il suo boss, Big Jim Colosimo, pensava di essere sufficientemente ricco e di non avere bisogno di un altro racket. Con Big Jim Colosimo, Torrio non poteva espandersi. E allora, via Big Jim. Ma qualcuno doveva farlo fuori. A Capone fu data la regia dell'omicidio. Capone ingaggiò il suo ex boss di New York, Frankie Yale. Big Jim fu assassinato nell'atrio del suo club nel maggio del 20. Lo stile di questo omicidio diverrà il marchio di fabbrica di Capone. Omicidi pianificati, deliberati e con testimoni che soffrono di improvvise amnesie. Ora Torrio e Capone erano i padroni e potevano far soldi con l'alcol clandestino. Torrio addolcì le asperità di Capone e il boss insistette per fargli frequentare una scuola serale per migliorare il suo accento. Infatti doveva avere un forte accento di Brooklyn che in seguito sparì. Le persone che lo conobbero più avanti nella vita raccontavano che non aveva più alcuna inflessione. Capone fece subito carriera e non volle mai che si pensasse a lui come a un criminale. Si riteneva un gentleman con la passione per l'opera e per gli oggetti più raffinati. Era una persona molto elegante per quei tempi, ma non esattamente alla maniera dei Brooks Brothers. Il giallo e il verde erano i suoi colori preferiti e a questi aggiungeva un fedora biancolatte. Al mignolo portava un anello con diamante da 11 carati e mezzo che costava qualcosa come $50,000. E sotto portava biancheria intima italiana di seta. La sua eleganza gli valse il soprannome che amava, Snorky, uomo di classe. Al era appariscente. Il suo 1,69 m per 79 kg attirava l'attenzione di tutti quando lui e la sua banda entravano in un nightclub. Era solito arrivare con 4 o 5 tirapiedi. Si sedevano tutti allo stesso tavolo. Poi arrivavano le ragazze. Lo circondavano e facevano molta confusione. Lui era solito dar loro una mancia. Era generoso. Certo che l'ho conosciuto. Era un tipo molto simpatico, per quanto dava a vedere. E tutto quello che dicono che abbia fatto non è vero. Erano i suoi uomini che facevano il lavoro sporco. I molti credevano solo nella bontà di Capone. Non vedevano il male, ma solo la generosità, come quando versò un drink sul vestito nuovo di una ballerina. Me l'aveva rovinato. E adesso come faccio, pensai. Sapete che fece Capone? Tirò fuori dei soldi e mi disse di andare in lavanderia. Cercai di rifiutare il denaro, ma lui mi disse che dovevo accettarlo. Mi diede $25. Se si sedeva a un tavolo, era solito chiamarmi. Ogni tanto, quando veniva al club, diceva «Fate salire il ragazzino sul palcoscenico e fategli ballare il Charleston». Diceva proprio così. E poi mi dava una banconota da $5. Fantastico. Anche la famiglia di Al Capone pensava che fosse fantastico. Quando il padre morì nel 1920, Al, il figlio devoto, portò tutti a Chicago.
I Capone vivevano in una casa di 15 stanze nel South Side. Fece entrare i fratelli nel racket e sistemò le sorelle. Fino al giorno della morte, la sorella Mafalda lo difese. Non so nulla delle sue attività al di fuori della famiglia e non ricordo discussioni d'affari. Fuori dalla famiglia, Capone era molto diverso. Era infedele, sempre. Gli piaceva il sesso e lo consumava con le prostitute, tante prostitute. E poi si ubriacava. Stava lontano da casa per periodi di tempo molto lunghi. Difatti, la sua vita era altrove, non a casa sua. Quando non beveva, giocava d'azzardo o andava con le prostitute, Capone studiava il suo boss, Torrio. Capì che per fare affari a Chicago occorreva una tregua. Nel 1922, su iniziativa di Torrio, i capi banda si accordarono per la pace. A tutti sarebbe spettata una fetta della torta. Questo era il modus operandi di Torrio, riunire tutti e cercare un accordo. Capone imparò la lezione, così riuscì a mitigare la sua naturale inclinazione alla violenza. Questa strategia trasformò lo spaccio clandestino di liquori in un affare. I proprietari di locali, se erano saggi, compravano la birra di Capone. Se non la compravano, i suoi tirapiedi tornavano e minacciavano il proprietario. E tornavano più volte. Alla fine, se questo non cedeva, mettevano una bomba nel locale, facevano saltare le vetrine. Non contenti, si offrivano di prestare i soldi per le riparazioni. Se si accettava, di fatto si era in affari con Capone. Secondo stime del governo, le organizzazioni criminali guadagnavano in media ogni anno 120 milioni di dollari con i liquori, la prostituzione e il gioco d'azzardo. Il crimine era strutturato come un'azienda. Ogni uomo aveva una specializzazione. C'era chi riparava i camion, chi distillava l'alcol e chi dirigeva le fabbriche di birra. Al Capone era un brillante uomo d'affari. Non poteva investire i soldi in modo convenzionale perché così avrebbe messo in pericolo l'organizzazione. Tutto girava con i contanti, che provenivano da gioco d'azzardo, prostituzione e alcol. Capone neutralizzava la legge, corrompendo sbirri e politici. Al Capone stimò che la metà della polizia di Chicago lavorava per lui. Così si facevano gli affari. Senza protezione non si faceva nulla. Nel 1922 Capone passò finalmente agli onori della cronaca di Chicago. Nelle prime ore del 30 agosto venne arrestato dopo una notte di bagordi. L'auto che guidava centrò un taxi. Capone, infuriato, scese e minacciò il tassista con una pistola. Gli mostrò anche un distintivo falso della polizia. Quando la polizia vera arrivò, Capone fu arrestato. Si vantò con gli agenti che avrebbe sistemato tutto lui, e lo fece. Le accuse furono ritirate e la notizia si diffuse in fretta. La sua leggenda stava crescendo. A soli 23 anni, Al Capone diventò socio di Torrio al vertice del mondo del crimine. La produzione e spaccio di alcolici cresceva di pari passo con l'avidità. Nel 1923 la pace tra le bande negoziata sotto Torrio andò in pezzi. Scoppiò la famosa guerra della birra di Chicago. I giornali non parlavano d'altro. Da settembre a dicembre fioccarono morti e bombe. I nemici di Capone persero la vita. L'unico comportamento che questa gente conosceva era la violenza. La violenza era la loro moneta di scambio, era il mezzo per fare strada. Durante tutto il proibizionismo, a Chicago vennero uccise 700 persone legate allo spaccio di alcolici. Torrio e Capone vinsero il primo round della guerra tra bande. Ristabilita la pace, Torrio decise di fare una crociera di 4 mesi. Lasciò a Capone il comando, dandogli licenza di diventare l'uomo più potente della città. Il 1924 portò molte novità per Capone. A Chicago la corruzione diventò più difficile quando fu eletto sindaco un uomo di legge. Nonostante non approvasse il proibizionismo, il sindaco lo fece rispettare. Capone cercò quindi nuove opportunità di sviluppo nei sobborghi, a partire da Cicero. Il cartello criminale guidato da Capone diventò ancora più forte. Espandendosi nei sobborghi, circondò Chicago, che per l'alcol arrivò a dipendere solo da lui.
Cicero fu un trampolino ideale per la banda di Capone. Era un quartiere dormitorio per 60.000 operai dove la corruzione funzionava a meraviglia. Dalla base suburbana all'Hawthorne Hotel, Capone operò di comune accordo con i poliziotti locali. Scarface addomesticò le elezioni di Cicero. I suoi uomini spararono, picchiarono e minacciarono gli elettori che si opponevano al governo del gangster. Il giorno delle elezioni, il 1 aprile 1924, il candidato di Capone vinse, ma Al patì un colpo terribile. Il fratello Frank venne ucciso durante una sparatoria con la polizia. La morte di Frank Capone colpì molto Al. Lo trasformò da criminale organizzatore di attività illegali sul modello di Johnny Torrio. Al diventò un gangster disperato e violento. La perdita del fratello gli fece capire che anche la sua vita era appesa a un filo. Una settimana dopo la sua morte, Capone inaugurò la prima sala scommesse di Cicero, la Hawthorne Smoke Shop. Non aveva mai avuto fortuna con i cavalli, ma quando si impadronì di una lauta fetta dei profitti delle corse, le cose cambiarono, soprattutto se le corse erano truccate. Lui e la guardia del corpo passeggiavano per l'ippodromo. Ogni tanto Capone esclamava: «Il ragazzo come va?» Diceva: «Vedi, il 6 vincerà lui». Così uno dei suoi tirapiedi mi si avvicinava e mi metteva un biglietto in tasca. Era un biglietto da $5. Il cavallo lo davano 60-1 e con i miei $5 ne vinsi qualcosa come 300 e passa. Capone e il suo boss, Johnny Torrio, avevano 160 bische clandestine e 123 saloon solo a Cicero. Un giornalista coraggioso, Robert St. John, sul suo giornale fece i nomi delle autorità cittadine sul libro paga del gangster e descrisse minuziosamente un bordello con camera della morte diretto da Ralph, uno dei fratelli di Al. Naturalmente diventai un nemico dei Capone. Una mattina, mentre stavo andando in redazione, alzai lo sguardo e vidi una grossa automobile scura che piombava rombante sull'incrocio. Frenò bruscamente e inchiodò. Dall'auto scesero quattro uomini. Riconobbi subito Ralph Capone. Mi corsero dietro. Puntarono dritti su di me. Ero a metà dell'incrocio. Non avevo vie di scampo. Allora mi buttai per terra. Mi chiusi a riccio e mi protessi la testa con le braccia. Loro mi diedero una bella ripassata. Usarono varie tecniche di pestaggio. Tra queste c'era quella della saponetta dentro il sacco di lana. Questo era uno dei sistemi per menomare o uccidere preferiti da Capone. Un colpo ben assestato sul volto o sul collo alla base del cranio procurava la morte della vittima. Questa volta però non funzionò. St. John sopravvisse e finì in ospedale. Quando feci per pagare il conto dell'ospedale, la cassiera mi disse che era già stato pagato quella mattina. Io le dissi che ci doveva essere un errore, che non era possibile. Lei insistette e mi descrisse l'uomo che lo aveva pagato. Il tipo aveva una cicatrice sulla guancia sinistra. Era Al Capone. E al danno si aggiunse anche la beffa. Big Al comprò parte del giornale di St. John. La presa del potere di Capone nei suburbi fu più semplice. A Chicago Heights aiutò i gangster locali a vincere la loro guerra di bande. In cambio, riuscì ad allargare il commercio illegale di alcolici. Si disse che Chicago Heights valesse $36 milioni per Capone. Avendo la gente di Chicago Heights dalla sua parte, la sua rete criminale era praticamente raddoppiata. Capone si alleò con la banda di Chicago Heights e in una città governata dalla corruzione, Big Al era il re. A volte sfilava per il quartiere su un'automobile scoperta e la gente gli veniva incontro per stringergli la mano. Lui trattava tutti come se fossero suoi amici o addirittura familiari. Per questo era molto rispettato. Rispetto che dette i suoi frutti. Mentre Johnny Torrio era in crociera, Capone ampliò le sue attività, formò nuove alleanze e raccolse profitti. Quando Torrio tornò, se ancora aveva qualche dubbio sulla sua successione, capì che Al Capone era il suo degno erede. E non c'erano dubbi nemmeno sul temperamento violento e leale di Big Al.
Quando il suo contabile, Greasy Thumb Jack Guzik, si lamentò di essere stato trattato male da un distillatore, Capone scaricò un caricatore intero nella testa del colpevole, a bruciapelo e di fronte a 3 testimoni. Dissero tutti che non ricordavano. Capone si presentò alla polizia dichiarando che il giorno dell'omicidio lui era fuori città e la fece franca. Non c'era modo di accusare Capone di nulla di serio. E poi non si trovavano giurati. Se avessero condannato un gangster ne avrebbero pagato le conseguenze. E allora chiedevano di essere esentati. Non volevano vivere il resto della vita portandosi dietro una pistola. Capone lo sapeva e ordinava l'eliminazione di chiunque rifiutasse di collaborare. Il viaggio di sola andata era il metodo preferito. Facciamolo entrare in macchina e portiamolo in un luogo appartato. Spariamoli e buttiamolo fuori dall'auto. Semplice e senza testimoni. I rompiscatole si eliminavano così. Il problema più grande di Capone era un gangster del North Side con la passione per i fiori, Dion O'Banion. Il fioraio era ricco e potente, ma voleva di più. Commise un errore fatale quando tentò di imbrogliare Capone e il suo boss, Torrio. La mattina del 19 maggio, Torrio fu arrestato in una retata antialcolici di cui O'Banion era al corrente. Torrio era nei guai, ma avrebbe avuto la sua vendetta. Ancora una volta entrò in scena il sicario newyorkese Frankie Yale. Insieme a lui agirono 2 killer del posto. Decisero di uccidere O'Banion il 10 novembre, quando era impegnato a preparare i fiori per il funerale di un gangster. Quando i 3 sicari entrarono nel negozio di fiori, O'Banion allungò la mano per stringere quella di Yale. Il killer gliela tenne mentre gli altri lo riempivano di piombo. Fu la fine di O'Banion e l'inizio di una sanguinosa guerra di bande. Nel gennaio del 25, 2 uomini di O'Banion, George Bugs Moran e Jaime Weiss, tentarono di uccidere Capone e Torrio. Mancarono Big Al, ma colpirono Torrio. Torrio si riprese, ma finì in prigione per aver violato le leggi sul proibizionismo. A marzo annunciò il suo ritiro. Senza sorprese, Capone diventò il capo della banda. Aveva solo 26 anni. Il giovane gangster era un uomo da prima pagina e a Big Al piaceva stare sotto i riflettori. Quando lo accusavano di qualcosa, lui indiceva una conferenza stampa. Diceva sempre così: ragazzi, io non c'entro niente, scrivetelo chiaro e tondo. La verità però era che Big Al c'entrava e come con la violenza che imperversava a Chicago. Ora Capone era un bersaglio e lui si blindò in una nuova e sicura base operativa, il sontuoso Metropole Hotel, provvisto di vie di fuga segrete. Al non si separava mai dalla sua scorta. Aveva più guardie del corpo del presidente degli Stati Uniti, Calvin Coolidge. Aveva una limousine che era un carro armato, pesava 7 tonnellate, era blindata e aveva vetri antiproiettile. Il lunotto posteriore poteva essere abbassato per rispondere al fuoco nemico, fuoco che non tardò ad arrivare. Continuavano a violare il territorio altrui. Quello che doveva accadere accadde. Iniziarono a spararsi. Capone li avrebbe eliminati tutti uno per uno. Chi si opponeva a lui doveva morire. Al Capone ora aveva il potere assoluto e lo usò senza rimorsi. Il 1925 è segnato da una escalation di violenza. Al Capone e i suoi nemici combattevano con una nuova arma, il mitra. Le regole del gioco cambiarono. Mitra e automobile veloce erano una combinazione letale, uno strumento di morte mai visto prima. E così le guerre fra bande diventarono ancora più sanguinose. Chicago era la capitale della violenza e dei gangster. La violenza era molto più spettacolare qui che a New York o in qualunque altro posto. Capone esportò la violenza a New York. Tornò nella Grande Mela per portare il figlio da un medico. Già che c'era, fece un regalo all'amico Frankie Yale, massacrando 3 suoi nemici. Capone e i suoi furono arrestati. Come al solito, nessuno dei testimoni parlò e le accuse furono ritirate. Big Al tornò a Chicago nel 26.
la guerra tra bande infuriava ancora. Il 27 aprile Capone guidò un assalto contro una banda rivale. All'esterno di un bar di Cicero, Big Al scatenò l'inferno. Bilancio, 3 morti e 3 feriti. Tra le vittime c'era il giovane assistente procuratore Bill McSwiggin, che era rimasto vicino agli amici d'infanzia, nonché nemici di Capone. Lo sdegno fu unanime, così Big Al sparì. Se ne andò a Lansing, nel Michigan, dove rimase nascosto in una piccola villetta insieme all'amante per tutta l'estate. Dopo un po', iniziò a trattare con le autorità dello stato dell'Illinois e si consegnò a loro. A dispetto dell'inchiesta del coroner e della convocazione di 6 grand jury, Capone non venne mai incriminato. La fece di nuovo franca e proclamò la sua innocenza. Big Al sembrava intoccabile. Un giorno andò in un tribunale, in una prigione e in una stazione di polizia e chiese se c'era qualche poliziotto o ispettore o giudice che intendesse arrestarlo. Nessuno osò farlo. Capone si era portato dietro un giornalista per dimostrargli che non era ricercato a Chicago. Ero l'unico fotografo al seguito. Con lui c'era anche un reporter mandato dal nostro giornale. Facemmo il giro di tutti questi posti e nessuno volle avere a che fare con lui. Ma qualcuno non si fece intimidire. Jaime Weiss e Bugs Moran tentarono di uccidere Capone più di una volta nell'estate del 26. Il tentativo più spettacolare ci fu a settembre. Capone pranzava all'Hawthorne Restaurant quando una rumorosa teoria di 10 macchine svoltò l'angolo. Partirono le raffiche e Capone scappò. La guardia del corpo, Frankie Rio, capì che c'era qualcosa che non andava. Ancor prima che Capone gli confermasse i suoi dubbi e la situazione precipitasse, dovevano essere degli stupidi a fare tutto quel baccano. Rio si tuffò verso Capone, lo spinse per terra, lo tenne giù per tutto il tempo in cui le auto passavano e i mitra sparavano. Mitragliarono tutto l'isolato. Alla fine, uno dei sicari scese dall'auto, si avvicinò alla porta del ristorante, si chinò e sparò raffiche in tutto il locale. 5.000 pallottole fecero a brandelli il ristorante in meno di 10 minuti. Sorprendentemente, però, non ci fu nessuna vittima. Capone pagò il conto dell'ospedale dell'unico ferito. Poi pensò a come liberarsi di Weiss. Big Al fece prendere in affitto ai suoi delle stanze che si affacciassero sulla base di Weiss e Moran. Quando videro Weiss attraversare la strada, lo uccisero. Bugs Moran assunse il comando della banda del North Side. Capone gli fece le condoglianze per Weiss, negando ogni coinvolgimento nel suo assassinio. Alla fine di ottobre, Big Al stabilì una tregua con Moran e gli altri. Capone in seguito disse: «Ce n'è per tutti, perché dobbiamo ucciderci a vicenda?» A 27 anni il potere di Capone nel mondo della malavita cresceva, ma lui desiderava essere considerato un uomo d'affari. In fondo, controllava un impero multimilionario. Non se ne andava in giro a sparare col mitra alla gente da un'auto in corsa. Lui se ne stava nel suo ufficio circondato dai suoi dirigenti. I telefoni squillavano e c'era sempre qualcuno che aspettava una sua decisione. Così lavorava. Era un criminale moderno. Il 1927 iniziò bene in tutti i sensi per Big Al. L'ufficio del procuratore valutò che quell'anno l'organizzazione di Capone aveva guadagnato 105 milioni di dollari, tutti provenienti da attività illecite. Il suo amico, Big Bill Thompson, fu rieletto sindaco di Chicago. La città era virtualmente nelle mani di Capone. Big Al poteva rilassarsi un po'. Portò suo figlio alle partite di baseball, si dedicò alla boxe, gli piaceva divertirsi. Dichiarò che si era stufato di non essere apprezzato. Aveva bisogno di distrarsi. Così, nel gennaio del 28, comprò per $40,000 in contanti una villa da 14 stanze sull'isola di Palm, vicino a Miami, in Florida. Ne investì altri 100.000 per farne il suo paradiso. Ma non bastava tenerlo lontano dai problemi che stavano nascendo nella sua banda.
Big Al venne a sapere che il suo sicario preferito di New York, Frankie Yale, rubava dei carichi di alcol. Per Capone la lealtà era fondamentale e si sentì tradito. Yale aveva ucciso spesso per Capone. Ora toccava a lui. Il primo luglio del 28 Yale venne braccato e giustiziato dai sicari di Capone. Capone aveva ancora un rivale, Bugs Moran. Moran dirottava il suo whisky. Big Al era stufo e alla fine di dicembre andò in Florida per pianificare quello che sarebbe stato il suo crimine più infame. Il massacro del giorno di San Valentino fu uno dei colpi più intriganti e complicati della storia del crimine negli Stati Uniti e forse il più celebrato. La mattina del 14 febbraio 1929, Moran non era ancora arrivato nel suo magazzino. I suoi lo aspettavano per un carico di whisky. Arrivarono invece degli estranei, due in divisa da poliziotto e due in borghese. Gli uomini di Moran pensarono ad una retata, misero le mani in alto, girati contro un muro. Furono subito falciati dai mitra. Scattarono le indagini. Moran puntò il dito su Capone, ma Big Al aveva un alibi di ferro. Era in Florida a colloquio con il procuratore distrettuale di Miami. Senza testimoni, il caso era chiuso. Nessuno sa con certezza chi agì. Credo che confusero l'ultimo uomo entrato nel magazzino con Moran per via degli abiti. Un soprabito leggero e un fedora scuro. Lo scambiarono per Moran. La città era nauseata da tutti questi omicidi, ma la carneficina non era finita. Il massacro del giorno di San Valentino fu lo spettacolo di violenza più efferato. Ora per Capone non c'era più via di scampo. Sarebbe diventato il bersaglio della legge e anche della malavita. Lo sdegno suscitato dal massacro di San Valentino si era appena placato quando Capone colpì di nuovo. Nel maggio del 29, Big Al venne a sapere che i sicari John Scalise e Albert Anselmi, insieme ad un terzo uomo, complottavano per assassinarlo. Capone li invitò a cena. Ne ottenne la fiducia e preparò un banchetto per loro. I tre sicari passarono una serata magnifica. Finita la cena, Capone ribaltò i tavoli e li accusò di tradimento. Li massacrarono con delle mazze da baseball e poi li spararono. Fotografai i tre cadaveri ritrovati nei cespugli a Hammond. Avevano il cranio fracassato. Erano ridotti male. Quando la polizia li portò all'obitorio, noi li fotografammo coperti. Si vedeva solo una parte del volto. Fu un crimine orrendo. Rimasero impressionati perfino gli altri gangster, che presero le distanze da Capone. All'improvviso iniziarono i guai per Capone. Il risentimento popolare contro di lui cresceva. La sua vita era in pericolo. C'era una taglia di $50,000 sulla sua testa. Big Al pensò che l'unico posto in cui sarebbe stato al sicuro era una prigione lontana da Chicago e organizzò la faccenda. Il 16 maggio, uscendo da un cinema di Filadelfia, Capone e i suoi tirapiedi furono arrestati per possesso di armi senza licenza. Il piano andò all'aria perché il giudice fu molto severo. Un anno di prigione. Capone le provò tutte pur di uscire prima, dalla corruzione alla beneficenza, ma non funzionò. Dovette accontentarsi di dirigere la banda via telefono, uno dei privilegi che aveva in prigione. Da Chicago arrivavano brutte notizie. Il governo federale aveva l'organizzazione di Big Al nel mirino. Il presidente Hoover voleva Capone dietro le sbarre per molto tempo. Continuava a chiedere ai suoi: «Avete incastrato Capone?» L'IRS stava stringendo le maglie attorno alla sua banda. Mentre Al si trovava ancora in prigione a Filadelfia, Ralph Capone venne preso. Jack Cusick venne preso. Frank Nitti, il numero due di Capone, venne preso. Tutti furono presi per evasione fiscale. Quando Capone uscì di prigione nel marzo del 30, lo aspettavano nuovi guai. Era stato appena nominato nemico pubblico numero uno. Ma Al voleva che la gente pensasse a lui come a un bravo ragazzo. Erano gli anni della depressione e allora Capone aprì la prima mensa per i poveri di Chicago che dava da mangiare a 3.000 persone al giorno. Voglio pubblicamente ringraziare Al Capone che ci garantisce un pasto caldo ogni giorno. Che Dio lo benedica!
A giugno, Capone perse una delle sue pedine più importanti nella carta stampata. Jake Lingle, un cronista di nera e politica del Chicago Tribune al soldo del gangster, venne ucciso da un rivale di Big Al. Quando lo guardai mi dissi, oddio, ma è Jake! Scattai una foto e poi chiamai la redazione. Dissi, Jake Lingle è stato appena ucciso. Stava andando all'ippodromo, lo capii perché aveva il programma delle corse. Capone si vendicò della morte del suo cronista e iniziò a trattare con il suo ultimo nemico, il governo federale. Il cinema ha lasciato intendere che le attività di Capone furono annientate da un gruppo di agenti del Dipartimento del Tesoro. Gli intoccabili, guidati da Elliot Ness, in realtà fecero solo un paio di irruzioni spettacolo a beneficio della stampa. Gli uomini dell'IRS furono i veri eroi. Legalmente, Al era un nullatenente. La casa in Florida era intestata alla moglie. Quella di Chicago era intestata alla madre. Perfino l'auto era intestata alla moglie. Non teneva libri mastri, ma alcuni dei suoi contabili lo facevano. Alla fine, l'IRS scoprì i libri mastri, riuscì a decifrarli e a collegare alcuni dei codici dei libri ai contabili di Capone e poi a Capone stesso. Ci vollero 5 anni per mettere insieme tutte le prove. Il 5 giugno 1931, Alphonse Capone fu incriminato per evasione fiscale commessa dal 1925 al 29. Il procuratore generale George E. Johnson sostenne che Capone doveva allo Stato più di $250,000. Big Al fece tutto quello che era in suo potere per venirne fuori. Capone assoldò 5 sicari di New York per uccidere mio padre. Ma furono pedinati e neutralizzati dai servizi segreti. Capone si convinse, meglio rispedirli a casa. Questo accadde prima del processo. Di fronte a casa e sul retro, nel South Side, c'era una volante della polizia di Chicago. Mio padre non si muoveva senza la scorta. Era l'unico modo per sopravvivere al processo. Capone tentò di scendere a patti, ma il giudice non volle saperne. Allora provò a corrompere la giuria. Ma il giudice cambiò i giurati pochi istanti prima che iniziasse il processo, il 7 ottobre. Per Capone non c'era una vera difesa. Con tanti lavoratori americani che pagavano le tasse a partire da salari miseri e tanti disoccupati, non ci fu molta comprensione per Big Al, lo spendaccione. La giuria rimase riunita per 9 ore, dopodiché giudicò Al Capone colpevole di evasione fiscale. Non di omicidio, non di incitamento alla prostituzione, nemmeno di tutte le brutte cose che aveva fatto, ma solo di evasione fiscale. Era l'unico modo per incastrarlo. E mio padre ci riuscì. Capone fu condannato a 11 anni di prigione, la pena più severa che si poteva chiedere per evasione fiscale. Capone non si aspettava la condanna, o comunque si aspettava di passare non più di 1 o 2 anni in prigione, e non 11. Lasciando il tribunale, Big Al disse ai reporter: «Approfittatene ora, perché non mi rivedrete per un pezzo». Capone ricorse in appello, ma perse. Dalla prigione di Cook County a Chicago finì nel carcere federale di Atlanta. Nell'agosto del 1934 fu mandato ad Alcatraz. Ad Alcatraz lo stile Capone non funzionava. Nel 1936 un altro detenuto tentò di accoltellarlo alla schiena con un paio di forbici. Nel 1938 a Big Al fu ufficialmente diagnosticata la sifilide, di cui pativa gli effetti degenerativi. Aveva preso la malattia da una delle sue amichette prostitute. La sua mente se ne stava andando. Aveva bisogno di cure mediche e nel gennaio del 1939 fu trasferito nel penitenziario federale di Los Angeles. A novembre fu rilasciato e venne mandato allo Union Memorial Hospital di Baltimora. Big Al fece ritorno in Florida nel marzo del 1940. La sifilide divorò Big Al per il resto dei suoi giorni. A 48 anni, il 25 gennaio 1947, Alphonse Capone morì per arresto cardiaco. Il suo corpo fu portato a Chicago per i funerali. Era una giornata del gennaio del 47 particolarmente fredda. C'erano 11 gradi sotto zero. Una cerimonia imponente a cui partecipò tanta gente. Anthony Accardo, che era diventato un boss della mala,
Ed era un ex guardia del corpo di Capone. Aveva ordinato a tutto il cartello del crimine organizzato di partecipare e rendere omaggio ad Al Capone. E questo nonostante il fatto che fosse morto senza potere e senza più seguaci. La carriera di Al Capone era chiusa, ma la sua impronta sul crimine e sulla reputazione di Chicago vive ancora. Non c'è dubbio che l'era di Al Capone ha stabilito le basi di quello che è oggi il crimine organizzato mafioso a Chicago. Il gangsterismo nella città del vento è nato con lui e ha raggiunto lo zenith negli anni 50, 60 e 70. C'è stata e c'è ancora in qualche forma quell'alleanza tra i criminali e i funzionari pubblici eletti che era nata con Capone. Mio padre ha ripetuto tante volte quest'idea che aveva di Capone. Secondo lui, se il re dei gangster avesse incanalato tutte le sue energie, il suo talento, la sua intelligenza, il suo coraggio sulla strada dell'onestà e della legalità, sarebbe diventato un uomo d'affari di grande successo. Capone era dotato di un fascino particolare che poteva sfoderare a piacimento. E in questo era ingannevole. Ma scelse la strada sbagliata, recando morte e dolore e una pessima reputazione a Chicago. Al Capone è famoso in tutto il mondo e la città di Chicago viene subito associata a lui. Ci sono tante persone famose, ma pochissime sono diventate sinonimo di qualcosa che per tutti ha lo stesso significato. Capone fa parte di questa ristretta cerchia. Su di me non ha mai fatto colpo, se non per il fatto che era un cattivo soggetto. Forse la ragione per cui penso così è perché sono italiano. E chiunque faccia del male a un italiano fa male anche a me. E così finiamola qui. Per me Capone era un furfante.